combattere la povertà e il disagio sociale distribuendo generi alimentari alle famiglie in difficoltà e nel contempo diffondere anche il messaggio di un uso consapevole dei prodotti per l'abbattimento dello spreco alimentare. È il senso del progetto Spesa per Tutti, avviato dalla Regione Toscana nell'ottobre 2016, grazie a un accordo con terzo settore e grande distribuzione. Da allora il progetto è stato rinnovato ogni anno e viene riconfermato anche per il 2019. L'accordo, siglato da Regione Toscana, Conferenza Episcopale Caritas Toscana, Associazione Banco Alimentare, Unicoop Firenze, Esselunga S.p.A. e Conad del Tirreno, mira a raddoppiare il numero dei pacchi alimentari distribuiti alle famiglie più bisognose, passando da 8.000 a 16.000. Il Banco Alimentare è orgoglioso di partecipare a questo progetto. Ha una funzione di logistica, riceve i prodotti che la grande distribuzione ci invia tramite l'aiuto della Regione Toscana e dopodiché li suddivide e li distribuisce alle Caritas diocesane, le quali poi le daranno alle famiglie che aiutano. Per cui la funzione nostra è un po' da ponte. L'impegno è quello di portare il più possibile alle persone in tutti i luoghi della Regione Toscana, perché il fatto che le nostre Caritas parrocchiali sono disseminate su tutto il territorio permette di fare questo, attraverso in primo tutto l'ascolto delle persone e poi la distribuzione capillare delle pacche che naturalmente con questa operazione sono praticamente raddoppiati. In un momento dove la crisi è molto forte, noi incontriamo in media ogni anno sulle 24.000 persone, è evidente che appunto il tema della povertà alimentare è un tema fondamentale, perché le persone, non avendo la maggior parte di queste persone disoccupate, non hanno fonti dal punto di vista finanziario per far fronte all'approvvigionamento dei generi alimentari. Soprattutto questo è un segnale importante che noi diamo dell'impegno della Regione Toscana sul fronte delle povertà alimentari. Non c'è solo questo, non c'è solo il progetto Spesa per Tutti, finanziato con 150.000 euro dalla Regione Toscana e che coinvolge le tre grandi aziende della grande distribuzione, Unicoop Firenze, Esselunga, Conad Tirreno, ma insieme a questo finanziamo con 200.000 euro la legge sulla povertà alimentare che ha 10 anni ormai nel nostro territorio. Diamo una mano con il fondo interistituzionale alle amministrazioni comunali che combattono la povertà alimentare e insieme a questo adottiamo una serie di misure affinché nelle messe, sia nelle messe universitarie che nelle messe ospedaliere, si recuperi il cibo e non ci sia spreco, ma che il cibo non utilizzato possa essere utilizzato nei circuiti della povertà alimentare attraverso appunto la collaborazione con Caritas e col Banco, che sono i nostri partner storici su questo fronte.